Basta, basta, Menico, Moichia! Moichia! Non ti sa quanta fame, quanto odio e quanto sangue. Ti non ti sa, perché ti sei rimpansa di Gasparina quando Baiamonte ca passa il ponte per conquistare il palazzo. Cospetto, cospetasso, maledetta che ha scelta, ma è ignaso quel tempo. Ti non ti sa quanta fame che aveva i tofradei, quanta fame che aveva tutti i veneziani che stava pagando per la guerra di Ferrara e per le baruffe tra le nostre isole e la terraferma, tra il Doge e il Papa. A son de tasse e de dassi tutti stavimo pagando care le spese della guerra. I mercanti c'era in bestiai e il popolo soffriva. Tutti i fitti delle case e dei terreni pubblici c'era aumentai. Corre l'anno 1310, quando, sotto il dogado di Pietro Gadenigo, detto Pierasso, Venezia sta passando un gran brutto momento. La Repubblica è in conflitto con Padova e Ferrara e soprattutto con il Papa Clemente V che si trova ad Avignone, ma che nonostante ciò si ingerisce nei difficili equilibri con le vicine signorie filoguelfe della terraferma. Venezia ha già fatto le sue scelte di città mercantile e costruisce le sue fortune sui commerci marittimi nel Mediterraneo e sugli scambi fluviali con l'entroterra, usufruendo della sua specificità lagunare. Nel 1308, con la morte di Azzo VIII d'Este, marchese di Ferrara, i padovani cercano di sostenere, con l'aiuto del Papa, un loro candidato alla successione. La loro ingerenza minaccia la libera navigazione dei veneziani sul Po, sulla rete di canali che congiungono la Lombardia e l'Emilia. Sono a rischio anche le vicine valli di Comacchio e le saline di Cervia. La guerra diventa inevitabile. I veneziani occupano Ferrara, è il 25 giugno 1308, ma Marco Querini, capitano dell'armata, obbedisce all'ultimatum papale. E il 28 agosto 1309 abbandona al massacro le truppe che difendono la rocca di Castel Tedaldo. Questo comportamento suscita l'accusa di viltà e il sospetto di collusione del Querini con gli Estensi. A Venezia si creano due partiti, uno filopapale che appoggia i Querini e uno che lo vorrebbe processare per tradimento. Ah! Bisogna anche capirli, sti nobiomini come il Querini. E se che trovava a capitanare le truppe veneziane contro gli Estensi. Proprio lui che aveva un mar de terre nel Polesine. Per non saper né essere né scriver, e se che ritirà, facendo una figura peregrina a spese di quei poveri cristi che i secrepai. Col vantaggio però che lui è il nobel'uomo de nome, ma non de fatto. E se ha salvato, oltre che a pe, anche i beni e i buoni rapporti con gli Estensi e col Papa. La situazione precipita quando il Papa, dopo aver scomunicato il Gradenigo, lancia anche l'interdetto all'intera città. Le conseguenze sono deleterie per tutti. Per tutti i patrizi che avevano investito in proprietà fondiarie, in primo luogo. Il loro numero in maggior consiglio era molto aumentato dalla conquista di Costantinopoli nel 1204. Allora, molte famiglie nobili avevano avuto una discreta liquidità da investire appunto in terre. Tutte queste casate, a causa dell'interdetto, rischiavano di vedersi confiscare le terre e di essere penalizzate in tutti i loro affari. I Tiepolo, ad esempio, avevano sempre avuto interessi. E interessi dove? Proprio nella terraferma. E soprattutto avevano avuto ottimi rapporti con Clemente V. Clemente! Cossa Clemente! Questo più che Clemente era un furbastro prepotente che coghe girava per distrigare la situazione a suo favor e tirava scomuniche e interdetti. Quello che ha fatto con Venezia, mi ricordo ben, tua mamma partoriva tua sorella Lucieta quando che si rivada e a bea notizia. Tuo padre era contento come una Pasqua per la piccinina bea come il sol
e pareva una bambina di succaro tutta bianca e rosa, come quei torti sui novissi. E poi anche Lucita stava bene. Ma la contentessa del momento c'era angustiata dalle preoccupazioni per i tempi duri che si preparava. L'isolamento economico creò un crescente malcontento fra i proprietari terrieri, in particolare fra quelli che facevano parte del maggior consiglio. Infatti, in base alla legge sul conflitto di interessi... Sì, cari, noi altri dal 1274 la avevimo la legge sul conflitto di interessi. Altro che voi altri, imparè posteri, imparè! Dicevo, in base alla legge sul conflitto di interessi del 1274 appunto, i patrizi veneziani, proprietari terrieri e i loro familiari non potevano votare le deliberazioni che riguardassero la terraferma. Dunque, non potevano interferire per moderare la durezza delle posizioni politiche del Gradenigo. Voi altri, con una buona esecusì, cavaresti al Parlamento vodo. Anche no! Viene la vede smanfari. Beh, ma per la verità, dai, anche il maggior consiglio aveva dovuto mitigare quella legge sul conflitto di interessi, perché aveva cominciato ad avere proprio problemi sul numero legale. Sì, ma noi altri al manco esi e facevimo. Sì, comunque, se possiamo andare avanti, andiamo avanti, che sei meglio. Allora, l'interdetto penalizzava anche i traffici del ceto mercantile, mentre i popolani vedevano aumentare i prezzi delle derrate alimentari e diminuire le loro capacità di acquisto. Quindi, per ovviare alle spezie, alle spese della guerra, tasse e dazi aumentavano. Ti capissi, mi diceva tuo padre. L'interdetto vuol dire darghe man libera a tutte quei signorie magansesi e a quei mercanti fintoni che ne vede l'ora di contrastare i nostri traffici e le nostre provvigioni per i suoi sporchi interessi. Meggio vento non poteva venirga in via a dalmati, padovani e mantovani. Finalmente può confiscare le nostre proprietà nei sodomini. E per noi altri poareti ti vedrà. E il peso non si è mai morto. Disagi, restrizioni e sofferenze crearono i presupposti ideali perché le persone e le famiglie ostili al doge Gradenigo cominciassero a trovare credito nei vari strati della popolazione. Jacopo Tiepolo, figlio di doge e nipote di doge, era stato acclamato dal popolo nel 1298 come futuro doge. Probabilmente la paura di instaurare una signoria dinastica gli fece invece preferire il Gradenigo. Correttamente il Tiepolo, per non far nascere conflitti, si ritirò nel suo castello di Marocco nel Trevigiano. Suo figlio, Baiamonte, era reggente di Corone e Modone nel Peloponneso, ma fu richiamato a Venezia e condannato a pagare 22.000 lire per peculato. Baiamonte aveva pagato, ma si era ritirato anche lui in sdegnato e volontario esilio nel Trevigiano. A Venezia era invece rimasto Marco Querini, suocero di Baiamonte, e cominciò a tramare mentre il tempo passava, facendogli evitare l'odio. Due anni se unghi, ma se ancora più unghi quella fame cresce e la disperazione monta come a marea cassata dentro in laguna dal sirocco. E il tormento di vedere ogni giorno i nostri fantoini sempre più scognii, l'angoscia di non potergli dar quello che si doveva, tutto imbrutiva anche a quei che aveva più fiducia, come de me. Mica avevo sempre pensato che Venezia doveva restare unica e libera, ligata solo ai suoi acque, perché nei suoi acque esiste anche la sua sicurezza e la sua vita, e il suo senso, e la sua ricchezza, e la sua speranza, e anche il suo legame più certo, sia con la terra che col mare. L'immagine della Venezia, forte e sicura nel suo arcipelago, comincia a incrinarsi. Dall'acqua venivano le spezie e la ricchezza, ma da terra giungevano il pane e le derrate alimentari. All'inizio del 1310, dopo un brutto inverno di stenti, si andava consolidando
la convinzione che la fame e le sofferenze fossero tutta colpa del Gradenigo, della sua ostilità verso il Papa. Gerimo Rivai a disperazione. E biave e farine se pagava come l'oro. Ai fantoini anziché latte se chiedava il brodo dei marsioni e di quei pochi pessetti che si riusciva a trovare. Perché l'inverno era stato freddo e anche il pesce c'era scarso. Fin da febbraio il malcontento che aveva partorito vose e trame di ribellion. Il nome dei Tiepo e di Sanstin tornava a risonare ogni volta che si criticava il Gradenigo. Si diceva quanto meglio si staria con un Tiepo al posto di un Pierasso. E il Gradenigo si ostinava a voler realizzare e difendere la Serenissima come potenza d'acqua, che commerciava con il mare e la terraferma, restando però libera e indipendente. Solo così poteva aumentare la sua ricchezza e il suo potere, senza ingerenze, senza condizionamenti dall'esterno. Per far ciò non poteva tollerare che il Papa e i Padovani andassero alimentando un partito guelfo proprio all'interno del Maggior Consiglio. Giacometto serviva a Baiamonte, dei Tiepo, a Sanstin, che invece voleva le nostre terre in una contea grande, con Padova, Aquileia e Ferrara. Ti capissi, Gasparo, el mi diceva, sta gran contea podaria a goder dei frutti dell'agricoltura come anche dei traffici dei veneziani col suo golfo. Tutti insieme con la grande economia fatta di acque e di campagne saressimo tutti più ricchi, con frumenti e armenti per tutti, con tante spezie portare e lavorare per ogni canton della nuova signoria. Se staria in pace coi spai coverte da terra e coi orizzonti verti sul mar. E invece no, sì o no, do anni di patimenti, ma per cosa? Ma per chi? I primi secoli del Ducato erano stati travagliati da sanguinosi conflitti e da lotte intestine fra famiglie che si erano contese il potere. Attentati, efferate uccisioni di dogi, complotti e trame di palazzo avevano tormentato il lento assetto della Repubblica. Ma in quel 1310 troppe forze concorrevano a organizzarsi contro il Gradenigo. Il Papa, una parte del patriziato, i Padovani, una parte del popolo affamato e del ceto mercantile impoverito. Un bel giorno mi separa davanti Giacometto, tutto sfogonà. L'ora si arrivada, el me dice. È il momento di ribearsi. Finalmente cambierà tutto. Dovemo sostenere Baiamonte. Baiamonte è il nostro condottiero, è il nostro eroe. Marco Querini sarà il nuovo doge. Date una calmata, che dico. Queste se robe da nobiluomini, che da confrontarsi in maggior consiglio, oppure che si scontra in campo di battaglia. E potrebbe farsi una bella giostra come che usa in terraferma. Ma no, Gaspare, non ti capissi. Qua si gioca il nostro futuro, la grandezza e i destini di Venezia e dei nostri fiori. Dovemmo giutar Baiamonte, a copar il Gradenigo. No, Giacometto, ti sei ti che non ti capissi. Noi altri siamo povera gente, queste sono robe da nobili, a sa chi si arrangia, noi misciarte, e origa i suoi interessi. E noi altri poveretti riusciamo a diventare sudditi e andare a star peso ancora. E a sa perdere ste robe. E ogni volta che te vieni in mente, prima di parlare, tasi. Baiamonte viene convocato a Venezia dal suocero. Accorre alla Domus Maior dei Querini. La grande casa è detta Maior perché si erge massiccia sul Canal Grande a San Matteo di Rialto. Lì si riuniscono i cospiratori. Decidono di espugnare il palazzo, di uccidere il Gradenigo e di prendere il potere per stabilire dei rapporti di alleanza proprio con i nemici della Repubblica, i Padovani. Non a caso, il terzo uomo di punta della congiura, Badoer Badoer, è imparentato con i Da Peraga, una delle più potenti famiglie di Padova. Il piano è presto fatto. Baiamonte e Marco Querini assaliranno il palazzo partendo da Rialto. Dalla laguna arriveranno le truppe reclutate da Badoer in terraferma
e trasportate in barca da Lizzafusina fino alla piazza. Il giorno scelto è la notte fra il 14 e il 15 giugno, domenica, quando la città sarà sepolta nel sonno e la sorpresa sarà un fattore determinante. E il pomeriggio che ha fatto un caldo da sciopar. Manco mai che sia domenica. L'umidità che ingravidà l'aria di nuvole nere, che si sta edebando tutto il giorno senza combinar niente. Ma col cardi a sera, col giro di amarea, ecco, rivarda terraferma una sventolata potente che ingruma in un amen verso Venezia tutti i nuvoloni scuri che gli andava torsdiando. Quel finimondo, i musà, e sfesata e saette, par che da un momento all'altro el venga a sfogarsi in laguna. Dalla parte del mare gli ultimi raggi del sol indora case e campanili prima che a buriana e a notte ingiotissa tutto. Sotto il cielo nero e barche cerca in furia di mettersi a riparo prima che fa samarubbio. Da in fondo una caigada coverse la laguna con una cortina di nebbia bianca, raso acqua. Se a piova fissa e battente che fa sto effetto e par che è una bogia, proprio come fa una farsora di ojo caldo co se butta il pesce. Manco mal che finalmente si respira, che avevo pensato mentre mi rampegavo sui scaini del campaniel de San Nicolò dei Mendicoi. Ma con soliva suso, altro che freschetto estivo, c'era un borin da sbasir. Me sento darente la campana dei Nicolotti per ciapparfià e solarmi un fiantin. Ma man che passa i minuti, il tempo pesora. I lampi sbrega la notte che diventa sempre più scura. I toni stramusona l'aria. Sarà che sti foresti de campagna sarà buoni di navigare con sto tempo e sta laguna, penso tra me. E intanto fisso un punto scuro nella notte verso Lizzafusina. Le truppe del Badoero ormai dovrebbero essersi imbarcate. E se ne a reclutarne nel Paloa. Qui hai se buoni da mussi, altro che da barche. Sarà che arriva. Le truppe di Badoero non arriveranno né all'appuntamento né mai. Qualcuno tradisce i congiurati svelando i loro piani. È Marco Donà, un grande escluso dal maggior consiglio, che farebbe di tutto per rientrarvi. Di tutto, appunto. Perciò tradisce Baiamonte. Dunque, il Gradenigo è informato per tempo della congiura. Mette in allarme le guardie ducali, mobilita le famiglie che gli sono fedeli, i Giustinian, i Dandoli, i Dolfin, invia il podestà di Chioggia, Ugolino e Giustinian contro le barche del Badoer, che si erano incagliate per il maltempo a Fusina. Costa piova non si vede niente. I dovrei far qualche segnale, ma forse il vento destua è fiacco. Sarò superstizioso, ma a me mi pare che sta facendo e si sta impiantando male. Ma come si fa a fidarsi di reclutare dei campagnoli per attaccare a Piazza della Laguna? Ma se i nostri avi hanno scelto l'isola del Rivo Alto di San Marco proprio perché la Laguna li difende coi sosseche? Sti Tiepo, sti Querini e sti Badoer, a forza di andare per campagne e curar formenti, i gamai a memoria. I segate smentegate quando i nostri avi galegna Pipino e il figlio di Carlo Magno. Lui ha credesto di fare il ganso entrando in laguna per coparli tutti, ma i suoi avi si ha impantanato nei velme del canale da Rente Povigia. E il genegaccia pattante, ma tante, che il canale si diventa rosso del sangue di quei sempi dei franchi. E in effetti il canale fu chiamato orfano proprio per ricordare tutti i franchi caduti che lasciarono in patria tanti orfani. Fu in quel momento, in quel lontano 810, che i veneziani si resero conto che spostando la sede ducale da Malamocco a Rivo Alto avrebbero potuto disporre di una città fortificata dalle acque e dalle insidiose secche della sua laguna. Sì, bella battaglia quella. 500 anni giusti. E quel Pipino,
che fa la figura di me. Dai. Che fa la figura di Melma. In laguna che si barene, che si velme, che si melma, Pippino che ha fatto una figura di Melma. Che gran città che avevamo inventato questo ambiente di melma e di acqua. Quanta fantasia e quanta umiltà per combinare sti due elementi e per addomesticare forze della natura. Noi altri che avevamo imparato a vivere forti e aggressivi fa ste velme, come l'alligator de Todaro, e a star potenti in Moeca nelle nostre isole, come il leone de San Marco, pronto a conquistare il mondo. A proposito di Marco e Todaro, è proprio in questi anni, sì, proprio fra la fine del 200 e l'inizio del 300, che si va definendo la loro rappresentazione simbolica nel cuore della città, Piazza San Marco. Senza complessi e senza pudori, i mercanti veneziani nel 1293 collocano su una colonna, in posizione che più strategica non si può, un grifo dal muso di leone di origine attica. Vien da fuori, è antico, è bello, è prezioso, è certamente legato a culti lontani. Ma che importa? Nella piazza dei veneziani il suo compito è quello di interpretare San Marco, alato, potente e rivolto verso l'Oriente per conquistarlo. Ma accanto a Marco non può mancare Todaro, il primo patrono di Venezia. E dunque sull'altra colonna di fronte al bacino, nel 1329, viene issato Todaro. Alla testa di Mitridate, re del Ponto, il busto di epoca romana. Di nuovo la Repubblica gli mette gli arti e il coccodrillo su cui Todaro sembra navigare. È ben strana questa civiltà. Sa recepire la bellezza delle altre culture e la utilizza senza paura nei propri simboli, con un'apertura intellettuale veramente rara. E il coccodrillo, pesante e lento a terra, quanto veloce e implacabile nell'acqua, rappresenta certamente la coscienza dell'identità anfibia e non a caso le sue fauci sono rivolte verso la terraferma. Ma intanto qua non si vede fiacque, non si vede arrivare truppe in barca da fusina. E si chi dovrà essere 700 o 800? Che brutto presentimento. Anche sta smania dei eroi per risolvere la situazione coi colpi di Stato, a son de congiure. Che godito in tutte le salse, mio fratello. Queste se tutte beghe fra nobi, che si in giro massa fame de feudi. Del resto, non posso muovere già commetto. Ho cercato di convincerlo, e a sa perder, ti gaffa meglia. Vai a monte, se un signore, il signore casca sempre in pie. Siamo noi altri che restiamo sempre col cuore per terra. Gasparo! Gasparo! Dal fondo del campanile, nel gran casino che fa i toni gli scravassi, sento la voce di Giacometto che mi chiama. Ti ha visto i soldati del Badoer? Gli rispondo, e con sta buriana non si vede niente, ipotesi, è sicuro chi gli ha fatto arrivare in tempo. Non importa, Gasparo, dobbiamo andare via, non possiamo perdere altro tempo. Speriamo che sia partito e che arriva con gli altri in piazza. Dobbiamo trovarsi con Baiamonte a rialto. Muovite, andiamo! Vengo, aspettimi, vengo, vengo! I congiurati non sanno di essere stati traditi e contano ancora sulla sorpresa. Pensano di giungere senza intoppi al Palazzo Ducale. Perciò si radunano, come previsto, nella Domus Maior di Marco, Pietro e Giovanni Querini. Quest'ultimo, però, non partecipa al colpo di Stato. I capi della sedizione escono in campo, salgono a cavallo, dietro a loro si raccolgono i mercanti e i popolani che li sostengono. Corri! Corri, Gasparo! Siamo in ritardo! La Fiumana passa il ponte di Rialto, allora era in legno e levatoio, come quello rappresentato dal Carpaccio alle gallerie dell'Accademia. Giunti a San Salvador si dividono in due falangi. Marco Querini e il figlio Benedetto imboccano Calle dei Fabbri e si dirigono verso il ponte dei Dai. Ma all'imbocco della piazza li aspettano le guardie ducali, che li attaccano di sorpresa, uccidono i due Querini e infieriscono sui loro corpi. Le loro truppe restano annichilite, sono ricacciate indietro sul ponte, che per questo sarà chiamato del Malpasso. L'onda d'urto dei ducali
li spinge negli spazi angusti delle calli retrostanti e loro cercano di congiungersi alla falange di Baiamonte, che dovrebbe essere arrivata nelle Mercerie. Ma Baiamonte ha indugiato troppo, si è attardato per il cattivo tempo. Dai, Gasparo! Ecco, ecco Baiamonte! Voglio essere con lui quando che l'entrerà trionfante in Palazzo Ducale! Sta ormai albeggiando, quando Baiamonte compare sul suo cavallo. Al suo fianco il portabandiera, pure lui a cavallo. Tiene alte l'insegne dei Tiepolo. Dalla bocca di piazza lo vedono anche gli uomini del Querini, incalzati dai ducali, smarriti e senza guida. Il loro riferimento e la loro speranza di sferrare l'attacco sfondando le file nemiche è riposta ormai soltanto in Baiamonte. E Baiamonte finalmente entra maestoso nella scena della battaglia. Gli è giunta la notizia dell'uccisione del suocero e del cognato. Sa di dover organizzare le truppe. Giacometto! Che casino, Giacometto! Altro che battaglia! Siamo come i segui in cattura! Occio è a testa! Mande a Madonna! Dai finestre di casa su di tutto! Occio, scansite! Manco mai che riva Baiamonte! Riva Baiamonte! Viva Baiamonte! Mentre una parte dei congiurati, giunti da campo della guerra, tenta di entrare in piazza per San Basso, ecco le insegne del Tiepolo svettare in fondo alle Mercerie, sulla marea di gente che preme verso la piazza. Baiamonte chiama a sé e ricompatta tutti i congiurati. Le sue insegne e la sua figura campeggiano sotto l'arco del sottoportico cappello. Gli uomini del Querini lo vedono dalle calle circostanti, è un sollievo. Ma improvvisamente quei due punti di riferimento scompaiono e il sogno di vittoria si allontana. Cos'è accaduto? Cosa è nato? L'imprevisto e l'imprevedibile. Una donna, Giustina Russi, che abita proprio sopra quell'arco, incuriosita dal gran baccano, si affaccia alla finestra per vedere cosa sta accadendo. Così facendo, urta il pesante mortaio che teneva sul davanzale. Questo precipita proprio sulla testa del portabandiera del Tiepolo. Lo fa secco all'istante. Ma non basta. Il mortaio colpisce anche il cavallo di Baiamonte, che finisce a terra disarcionato nell'acqua e nella melma. Cospitaccio! Lo gastecchio sul colpo! Ed esponda a centrare il cavallo di Baiamonte, che ne finì per terra! Lo smarrimento di chi nella battaglia non trova più alcun riferimento è nulla rispetto allo sgomento di chi assiste alla scena. Una sfortuna del genere lascia impietriti. Sembra un segno divino. Ma che segno divino? Ma che sfiga! Che amarantega! Qui a smanfara, che il muso da domusi! E ha visto costi occhi! E ha tolto su il morter! E ha acciappato ben la mira! E ha casasoso coprede timenazione! Sigando brutti porchi ande via! Le danno credergli! E agacciappa in pin al portabandiere ed esbianso Baiamonte con un colpo solo e si riuscì a rovinare una congiura. E intanto da rente da Dio tutti quei che ha visto e si ha montato a testa e i cassasoso tanta di che roba e si gava tutti contro noi altri. Intanto aumenta la pressione delle guardie che rincuorate respingono l'onda di penetrazione dei congiurati. Mentre da dietro le retroguardie continuano ad arrivare, spingono, riempiono e intasano un campo di battaglia angusto, fatto di calli e callette, che si trasformano in trappole e in mischie mortali. Occhio ai socchi del cavallo! Non spense, non si può andare avanti! Pian che fermo alla fine delle sardine! Sta attento, Giacometto, che se sbrissa e se ti caschi, i te pesta e ti teneghi ne a melma! Gli abitanti delle case, svegliati nell'ultimo sonno di quella notte di tregenda, cominciano a capire cosa sta accadendo e lanciano dalle finestre qualsiasi oggetto contundente per colpire i combattenti con grida di incitamento a questa o a quella fazione. I butta su di tutto! Sta attento, Giacometto! Occhio a quel boccale! Attento a sgabeo! Cospettasso, mi si arriva addosso di sbianzo un pital! Porco, chi che ho gabuttà! E c'era anche piena, c'era! Porco! Vieni su se ti dà il coraggio! Dovunque panico, sangue e fango. Gli arcieri ducali sono saliti nelle case e scagliano frecce sui rivoltosi. I feriti vengono calpestati. I loro lamenti si confondono alle imprecazioni e al rumore delle armi. Per impedire una carneficina, a Baiamonte non resta che ordinare la ritirata verso Rialto. Unica roccaforte e unico riferimento sicuro, da raggiungersi per ogni via e in ogni modo. Mande a Madonna.
Ma che si cadaveri dappertutto. Ma sto quasi Rocco, al marangone di Santa Marta. Rocco, rispondimi. Povero Rocco. È il fuggi-fuggi generale. In Campo San Luca i congiurati trovano ad affrontarli i confraterni della Scuola Grande della Carità e della Scuola dei Pittori, e la lotta in furia. La ricorda ancora il pilo portabandiera con le insegne delle due confraternite. Cosa ti fa qua, Giorgito? Fermiti! Ti devi occupare del botto il tuo santo di Giacometto! Siamo noi altri! Ti devi abbastonare parenti! Ma cosa fai qua? Cosa che entra la confraternita? Vogliamo occupare a Gradenigo, non occuparne tra di noi altri! Non se poi! Non se poi! Ma chi sei che venga dito di congiura? I rivoltosi si rendono conto di essere stati traditi e di essere isolati. Cercano solo di guardarsi le spalle. Arretrano da Campo San Luca a San Salvador, incalzati e bastonati dai confratelli. Corri, corri Giacometto, corri più svelto. Ma Giacometto ti perdi sangue, ti sei ferito, ti sta mal. Giacometto mio, pusite, niente su, cammina. L'insurrezione si trasformerebbe rapidamente in guerra civile, incendiando gli animi e fomentando gli odi, se Gradenigo non fermasse i suoi, ordinando di lasciare andare gli insorti. Tien duro, anima mia, fate forza. Pensa a Gasparina, pensa ai fiori. Forse il doge teme che qualcuno della falange del Badoer possa aver forzato il blocco del Giustinian, o che qualche altra squadra dispersa si riorganizzi, perciò richiama i suoi fedeli a presidiare la piazza e il palazzo. Dai! Dai che siamo, dai che dopo ti riposi. I rivoltosi raggiungono Campo San Bortolo. Hanno subito molte perdite. Il ponte è ormai vicino, lo raggiungono. Spettene, spettene, gonferio. Non muore Giacometto, non muore. Se restiamo qua siamo finiti. Dobbiamo farla. Forza, forza, mio ben. Il legno del ponte risuona cupamente sotto gli zoccoli dei cavalli e sotto i piedi dei congiurati. Dammi una man, dammi una man. Non che è fasso da solo, gonferio grave. Dammi una man. Quando anche gli ultimi stanno per passarlo, Baiamonte dà l'ordine di demolire la parte levatoia e di prendere gli alberi delle barche ormeggiate lungo il canale per barricare ogni accesso a rialto. Dove trovo un barbierotto? Conferio, bisogna far presto, il perde sangue, per Dio, dove trovo un barbierotto? Le due parti contano i morti e si leccano le ferite. La guerra lascia il posto alla diplomazia. Si tratta per qualche giorno con i congiurati asserragliati nella zona strategica e mercantile. A Rialto devastano e saccheggiano gli uffici del frumento e del magistrato La Pace. Alla fine si trova un accordo. Anno salva la vita purché partano per l'esilio. Badoero Badoer è condotto a Venezia in catene. Viene condannato a morte e decapitato fra le due colonne in piazza San Marco. È il 22 giugno 1310. Subiscono la stessa sorte, qualche giorno dopo, altri congiurati di terraferma. Al rancore subentra la clemenza per i rivoltosi di secondo piano, che vengono graziati, purché facciano atto di sottomissione al doge. Giacometto, Giacometto mio, ti avevo detto di non esporti, ti te rovinare quella tua adorazione per Baiamonte, e adesso lui è il vano suo feudi, e ti vai in maiora. Gabi cura di te, Giacometto. Ricorditi che voler essere grande nella storia dei piccoli se c'è tutto da perdere. L'importante è che ti guarissi. Riguardite, noi altri ti aspetteremo. Baiamonte si rifugia in Slavonia dalla zia paterna, regina della Rascia. Ti supplico, Giacometto, non far monare. Sta quieto, aspetta che Iodis si sfanta. E assa perder, Baiamonte. Non ti vedi, il continua a tramar contro Venezia, anche se ormai a pace con Ferrara e si è stata fatta. Infatti, nel 1311 Venezia aveva lasciato Ferrara. Si era fatta togliere la scomunica e al prezzo di 10.000 fiorini, versati al Papa ovviamente, si era assicurata i propri scambi commerciali. Ma il Gradenigo sapeva bene che la battaglia più impegnativa non si era ancora conclusa. Era quella che doveva continuare a combattere in maggior consiglio contro i patrizi che avevano i loro interessi in altri stati della vicina terraferma. Solo conquistandola si sarebbe risolta questa situazione che minacciava la sicurezza e l'indipendenza della Repubblica. Se vogliamo proprio far una valutazione poetica, se c'è da dire che sta congiura si è stata in Bastia tutta roversa. Padovani che andava in barca e i veneziani a cavallo.
un'organizzazione da sbocchi. Per non correre più destilisci dobbiamo differenziarsi. Nei campagne si va a cavallo e a Venezia in barca. Demo un segno di modernità. Buttiamo via i ponti levatoi, benvegna i ponti fissi, a arco. Così si potrà arrivare dappertutto a pie e in barca. E i cavalli? Fora i cavalli, fora i cavalli da Venezia! I cavalli costa perché i magna biave. Sì, massa potenti che magna sola la provvigione di biave per i cavalli. Cari miei, sui trasporti pubblici che se mandorle, mandorlone e tutto un mandorlato. Che se un magna magna che si sente dappertutto il rumore delle ganasse. Comunque se qui a notte non che fosse stai i cavalli, non sarebbe successo tutto quel casotto. E poi, in caso di incendio, che ne sei che scoppia di incendi? Sue barche può arrivare dappertutto. E anche adesso, diseme voi altri, cosa serve che i nobili uomini vadano in maggior consiglio a cavallo? Solo perché a campana, che li richiama a raduno, si chiama trottiera? Riconosciamo che siamo diversi. Solo per questo nessuno riuscirà a conquistarne. Gasparo non lo vedrà, ma a Venezia si avvereranno i suoi auspici. I ponti di pietra ad arco lentamente sostituiranno i ponti levatoi e i muli e i cavalli saranno completamente sostituiti dalle barche. Mi dispiace per mia santa che stava al pian rialzato vicino ai Balduino di San Simeon. E c'era tre nobiluomini brutti, ma brutti come a fame, pare Fio e Fradeo. E ogni volta che suonava a trottiera, montai a cavallo e passava da rente. E a poerita quasi diventata vecchia, e si vedeva spuntare dai finestre ti tramusi da mona che andava trottando al passo e acciappava di quei sgorloni che una volta per poco non resta secca. I Balduino di San Simeon erano considerati una razza di ribelli. Avevano partecipato anche alla congiura di Marimbocconio, oltre che a quella di Baiamonte. Perciò furono condannati a tenere la porta del loro palazzo a San Simeon e Giuda, proprio di fronte a Santa Lucia, sempre aperta, con i battenti assicurati da grosse catene alla pietra viva. Era questa una condanna infamante, come l'immagine di San Marco posta sopra le case di molti ribelli. Più drastico fu il provvedimento nei confronti della casa di Baiamonte a San Stin. Fu rasa completamente al suolo e più tardi al suo posto venne collocata una lapide infamante a memoria e imperitura del suo tradimento. Dopo una storia rocambolesca, oggi la lapide si trova al Museo Correr. Anche la Domus Maior dei Querini venne abbattuta, ma solo per 2/3, per non danneggiare la proprietà di Giovanni, l'unico dei tre fratelli che non aveva preso parte alla congiura. Quel moncon de casa faceva proprio moto de stomaco. Là, in mezzo al mercato, dove arrivava tutti i foresti a comprare spezie. Manco mal che una dizena di anni dopo, sarà sta 1323, la signoria l'ha comprata per fargli stare onde beccarie. Ora vi si trova la pescheria. Ma tornando a quel 1310, una cosa era certa. La libertà di Venezia era stata difesa con successo solo per una serie di colpi di fortuna. Il tradimento, il temporale, la laguna, la veccia, il morter. La reazione dello Stato veneziano fu duplice. Da un lato istituì il Consiglio dei Dieci, una magistratura che per tutta la durata della Repubblica ebbe il compito di sventare e perseguire complotti e reati contro lo Stato. Ma d'altro lato ringraziò il cielo, introducendo la solenne celebrazione dei Santi Vito e Modesto il 15 giugno, con tanto di processione ducale fino alla chiesa di San Bio. La posizione della chiesa però era troppo defilata rispetto al Canal Grande e la struttura era logora per il tempo, perciò la si demolì e la si ricostruì, inserendovi fregi e parti lapidee recuperate proprio dalla demolizione della casa di Baiamonte. Un peccato a Dio. I gademo io un passo che c'era una bessa. Al manco i gas sfruttare le decorazioni più belle di Catiepo per restaurare la chiesa che era proprio ridotta a un rusegotto. Venimo a dire al merito.
I veneziani rancura tutto in ste isole. Del resto, quando si trova a Piere, farle arrivare dall'Istria a costa e a far così. Furono anche rase al suolo le case tra la nuova chiesa e Canal Grande per garantire lo spazio adeguato al solenne passaggio del Doge con tutto il suo seguito. La chiesa non ci è pervenuta perché fu demolita nel 1813. L'attuale oratorio, dove peraltro ci sono ancora delle metope della casa di Baiamonte, risale al 1864. Alla vecchia del mortaio, il Doge domandò che cosa volesse in segno di riconoscenza per aver salvato la Repubblica, e lei chiese ed ottenne per sé e per i suoi discendenti l'affitto bloccato della casa e del negozio, che erano dei procuratori di San Marco. Le fu concesso anche il privilegio di esporre alla finestra, ormai divenuta famosissima, uno stendardo con il leone di San Marco in occasione delle feste solenni. Ciò era fatto un bel affare qui a smanfara e fureghina coppa soldai. E sotto la sua finestra, nel 1841, fu posta una scultura di Pietro Lorandini che ricorda il fatto. Nel 1311, il 13 di agosto, Pierazzo Gradenigo finalmente è a cavallo di Stulbo. E si è tolta, morto ma sa. Da chi non si sa. Certo che è stata proprio bene, per tutto l'odio e il dolore che gli ha provocato. Il suo cadavere è stato portato a Muran, nella chiesa di San Cipriano. Ma è verità, non avevamo perso granché. Baiamonte invece, in esilio, continua a tramare contro Venezia, con tutti i suoi nemici, padovani, slavi, bolognesi. Nonostante il suo insuccesso, continua a godere una gran fama di condottiero. Nel 1325 viene nominato dai bolognesi capitano di guerra, ma tutti i suoi movimenti sono controllati dalle spie del Consiglio dei Dieci, che impediscono ai due messi di raggiungerlo in Slavonia per consegnargli la nomina. Nel 1328 la Repubblica sventa la congiura di Jacopo Querini e di Jacopo e Marin Barozzi, che finiscono giustiziati. Ma tutti pensano a Baiamonte come il grande regista anche di questa cospirazione. Perciò il Consiglio dei Dieci incarica Ferigo Dandolo di ucciderlo con qualsiasi mezzo e a qualsiasi prezzo. E infatti, nel 1329, Baiamonte scompare in silenzio dalla storia. E sfidami che nessun parla, nessun conta che Baiamonte si sta coppà. Lui continua ad avere amici potenti e tanti, tutti nemici della Repubblica dentro e fuori Venezia. Intendemosi, se tase sulla sua morte, mica per vergogna, ma per politica. In effetti, in questa occasione non accadde quanto era successo per Niccolò Querini, ai cui assassini la Repubblica aveva versato una taglia. E la sua morte era stata annunciata pubblicamente a Rialto, il 17 dicembre 1320. Il Consiglio dei Dieci allora aveva reso pubblica l'uccisione del Querini come un'esecuzione. E del resto, quando i Dieci decretavano la morte per mano del boia o di sicari, lo facevano esercitando la giustizia secondo le regole della Repubblica, per votazione, dopo aver discusso e aver valutato il caso, il che negli altri stati non accadeva di certo. E poi finalmente già era ora che fosse un tribunale supremo che tenisse sotto controllo tutti sti nobili che ogni secondo giorno con che salta e te combina un colpo di stato o te imbastisse una congiura. Par d'essi una cheva de matti. Che se massa gai che se becca anziché fare il suo mestiere di governare ben. Così noi altri poeriti siamo sempre sbaiottai e finimo per pagare per tutti. Perché già tanto si sa che è fine, can non magna can. Ma allora, Gasparo, scusa, ma il popolo era contento che di avere il Consiglio dei Dieci? Ciò altro che contento. Finalmente gli chiese che organizzare il presidio della piazza e della città come si deve. Qui che abitava là intorno a San Marco, e c'era anche stufi di buttare dalle finestre roba ogni rumore, perché non si capiva più se c'era qualcuno che faceva masserizie o se c'era una congiura.
e con l'esempio di Giustina, qui che stava in affitto dai procuratori, e che aveva sempre i pitai pieni alle finestre, e se ossì che pa sbaglio noi te ne cassava uno in testa. Basta, basta, non si poteva più andare avanti così. Il Consiglio dei Dieci, dopo la congiura di Baiamonte, aveva organizzato il controllo del territorio con guardie per acqua e per terra che sorvegliavano il palazzo e la piazza. 100 uomini per i canali e la laguna, altri 200 scelti per ciascun sestiere. Pattuglie di 10 uomini giravano per le varie contrade e altri 30 erano guardie del palazzo. Una compagine di altri 1500 uomini, individuati dai capi sestiere, doveva, con vincolo di giuramento e pena la perdita di ogni ufficio, essere pronta ad accorrere in armi al palazzo. Il Consiglio dei Dieci, per evitare di diventare strumento di vendette e rappresaglie fra le famiglie del Maggior Consiglio, stabilì che non potessero accedere alla carica i parenti di patrizi condannati, proprio come ora, se non dopo un lasso di tempo che garantisse, con la scomparsa dei protagonisti delle rivolte, anche l'estinzione dei rancori e delle volontà di vendetta. Perciò il primo Querini vi fu ammesso solo nel 1406. Erano passati ben 96 anni dalla notte di San Vito. Lustrissimi, lustrissimi, ve supplico. E a sé che torna Giacometto. E a Gasparina i fiori che ha bisogno di u. E che già paga abbastanza. Ve giuro, il se pentio. E a sé che torna. Siamo buoni venesiani. Lui è già capito dove sbaglia. Da anni è il magna pan pentio. Feghe a grazia di tornare. Ad alcuni mercanti che avevano appoggiato Baiamonte era stato imposto il domicilio coatto nelle loro abitazioni. La pena fu commutata poi nel divieto di praticare Rialto e San Marco, il che comportò loro danni consistenti, perché lontani dai luoghi dove si svolgevano le contrattazioni non potevano svolgere le loro attività. Dopo 13 anni finalmente il Consiglio dei Dieci prese in esame le loro richieste di grazia, che furono valutate e accolte caso per caso. Lentamente dunque si rimarginarono le ferite e si graziarono i rivoltosi che lo chiesero, dimostrando di essersi ravveduti. Caro Giacometto, finalmente ti sei tornato nelle nostre isole. Che vecchio e provato ti sei, che vecchi che siamo. Ma l'importante è che siamo da noi insieme, caro fratello. Ti ha capito anche a te che a nostra Venezia non ha bisogno di eroi, né di signorie di terraferma. La nostra Venezia la può essere solo una res pubblica, un miracolo che esiste perché è stata inventata da tutti, cittadini, popolari, patrizi, mercanti, foresti e nostrani. Se buoni veneziani tutti quei che avevo suo viver tra ste barene, respirar sto umido. Noi altri siamo diversi. Gavemo i gaste isole coi ponti e catturare il sieo nell'acqua dei nostri canai che fa da specio alle nostre case. E la nostra civiltà mette i cavai sulla basilica, fa svoare i leoni e fa navigare i vivi e i morti. E la nostra sicurezza è la nostra liquidità. La nostra forza sta nel combinare gli elementi. Noi altri siamo come tutti e come nessuno. Non siamo né mar né terra, perché stiamo dentro alla nostra laguna, contenti e sicuri, come ne ha pansa de nostra mare. Canta, canta più forte, Menego! Tutti te cade a sentir! Noi altri che abbiamo sbagliato, tu pare che pagà. Tutti che da conoscere la nostra storia.